Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare dei miei 5 profumi di Chanel che preferisco. Ovviamente negli anni ne ho collezionati alcuni, quindi ve ne parlo. Partiamo dalla classifica, quindi dal quinto posto fino ad arrivare al primo, ovvero il mio profumo preferito di questa maison. Quindi andiamo subito a vedere la classifica dal quinto posto fino ad arrivare alla fine, che è il primo posto, ovvero il mio profumo preferito di Chanel. Partiamo con Chanel numero 5, la versione Eau. L'Eau praticamente è una versione di Chanel numero 5. Chanel numero 5 è stato un vero capolavoro della profumeria, ovviamente si parla degli anni 20 del 1900 e all'epoca il profumo ha veramente spopolato. Numero 5 Eau è un fratellino, il figlio di questo profumo numero 5, con l'aggiunta degli agrumi. All'interno, come vi dicevo prima, si apre con gli agrumi, molto molto presenti, e l'arancia, il bergamotto, per poi finire come coda, come dry down, sulla classica del Chanel numero 5. Rispetto al suo predecessore lo trovo molto molto infantile, nel senso che non è tra i miei 5 profumi di Chanel preferiti, però se dovessi guardare non lo ricordo. Comprerei, anche perché non mi piace molto la sua persistenza, che è veramente molto scarsa. Il bello di questo profumo è che se uno vuole indossare un'importante fragranza come la scia di Chanel numero 5, però non è molto adatto a quelle note, molto un po' antiquate se vogliamo, scusatemi il termine, perché c'è chi lo ama e c'è chi lo odia. Io ad esempio l'ho portato per un tot di anni, poi però non riuscivo più a sentirmelo, mi sembrava troppo da sciura. Per quanto riguarda invece il numero 5 Eau, è un po' un passepartout, nel senso che è molto giovanile, però secondo me è un po' fintamente giovanile, nel senso che comunque la scia degli aldeidi c'è sempre, il DNA di Chanel numero 5 ce lo abbiamo sempre, però è un po' mascherato da queste note molto grumate che vuoi non vuoi danno un po' la percezione della scarsa persistenza del profumo. Comunque questo è ottimo, un profumo ottimo soprattutto per la primavera e per chi diciamo non adora i profumi troppo floreali, troppo agrumati e vuole comunque avere un profumo importante anche nelle stagioni un pochettino più calde. Una via di mezzo tra il profumone importante che può essere Chanel numero 5, che secondo me è difficilmente portabile nelle stagioni più calde, invece questo profumino vuole essere proprio come un'acqua di rose, un po' più annacquato diciamo del suo predecessore, quindi sempre più agrumato, però sempre con il DNA di Chanel numero 5. Posizione numero 4. Allora, abbiamo di nuovo un Chanel numero 5 Eau Premiere. Questa volta troviamo un Eau de Parfum. Rispetto al precedente abbiamo una versione un po' più matura di Chanel numero 5 Eau. Quindi abbiamo, nel mio immaginario, Chanel numero 5, l'Eau de Parfum, che è il classicone che o lo si ama o lo si odia. Dopodiché abbiamo Chanel numero 5 Eau Premiere, che è molto fresco, molto frizzante, una base molto legnosa, molto caldo, ma nello stesso tempo si sentono gli aldeidi, si sente comunque l'arancia, l'agrume e poi si sente molto il legno in questo profumo qua. Rispetto alla versione Eau è molto più maturo, ma non troppo maturo come Chanel numero 5 classico. Quindi questa è una chicca super 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 per la stagione intermedia. Come dicevo un po' per Eau, questo è un po' per le ragazze giovani o comunque le donne che vogliono approcciarsi al mondo di Chanel numero 5, però d'altra parte non vogliono avere troppi aldeidi come può essere appunto lo Chanel numero 5 classico. E lo vedo molto su una ragazza sofisticata, una donna giovane, una donna comunque dai 30 anni, in carriera, non so perché ho questo riferimento, e che ovviamente non vuole rinunciare al classico stile Chanel, ma non vuole neanche ovviamente essere troppo importante. Quindi questo io lo trovo un'ottima soluzione, lo Premiere, per tutti coloro che non amano la leggerezza di Chanel numero 5 Eau, ma non amano neanche il troppo troppo essere importante di Chanel numero 5. Quindi questo è il mio quarto classificato. Posizione numero 3 abbiamo Coco Mademoiselle Intense. È stata una vera lotta capire quale poteva essere il profumo, se questa versione o la versione Eau de Parfum di Coco Mademoiselle, che ho sempre portato, è la mia scia proprio da sempre, Coco Mademoiselle Eau de Parfum. Però devo dire che ha vinto poi questa versione qua. È una versione di Coco Mademoiselle
molto più intensa, molto più bagnata, molto più boschiva. Coco Mademoiselle lo conosciamo un po' tutti, molto agrumato, patchouli, ambra, quindi ha tutte queste note molto calde, però allo stesso tempo risulta molto fresco. In questa versione qua abbiamo tanti ingredienti, sempre molto simili alla versione Coco Mademoiselle normale. Troviamo proprio delle note più importanti, più pesanti se vogliamo. È molto caldo come profumo, molto speziato, sempre comunque rimanendo sul patchouli. E è un eau de parfum intense, quindi è molto molto ma molto più persistente del Coco Mademoiselle classico. Questo mi è piaciuto molto come questione, perché Coco Mademoiselle classico sa perfettamente che dopo un tot di ore non si sente quasi più il patchouli, invece in questa versione ha proprio il sentore di averlo tutto il giorno questo profumo. State cercando un profumo importante però nello stesso tempo sofisticato e giovanile? Io vi consiglio di andare a sentire Coco Mademoiselle intense. All'interno troviamo pochi agrumi, troviamo più la fava tonka, il patchouli, quello proprio importante, e quindi è molto maturo come profumo. Non lo consiglio a una ragazza molto giovane, però questo rientra nella mia categoria preferiti perché è un classico che non lascerò mai. Il profumo con cui mi hanno fatto più complimenti in assoluto. Posizione numero 2 della mia classifica. Allora, Coco Noir. Allora, Coco Noir è un profumo davvero che lascia senza parole. È un po' più caro degli altri profumi, devo dirvi la verità, di Chanel. No, non immaginate. Allora, partiamo dal presupposto che chi ha amato Coco Mademoiselle non può non amare Coco Noir. È un mix tra Coco Mademoiselle e Coco Chanel, che è un profumo che andava tantissimo e va tuttora ovviamente. Tra l'altro mi sembra che sia anche il profumo di Barbara D'Urso. Ed è un profumo molto speziato, un po' barocco, che lascio qua sopra la foto. E quindi io lo trovo un mix tra questi due profumi. Quindi all'inizio l'apertura è davvero molto agrumata, frizzantissima, fresca, sbarazzina, mi ricorda davvero tanto il nostro Coco Mademoiselle, davvero davvero tanto. Dopo qualche ora comincia a svilupparsi, quindi a evolversi, e arrivano poi la nota della pesca, la nota del patchouli, tutte spezie anche che arrivano poi prorompenti alla fine di questo profumo, il che lo fa diventare davvero uno dei miei profumi in assoluto preferiti. Un profumo che si fa largo perché lascia una scia assurda, la lascia, ma comunque quei profumi sofisticati li non lascia appunto inosservata la persona. Ha un'evoluzione splendida, una durata splendida, spettacolare. Di questo prodotto tra l'altro ho anche la crema corpo, perché volevo che proprio si stampasse sul mio corpo quando lo applicavo. E nasce appunto in Eau de Parfum, quindi ragazze, se state cercando un profumo che non sia leggero come Coco Mademoiselle, ma che non sia pesante come Coco Chanel normale, Eau de Parfum, questo, cioè, è spaziale, cioè voi non potete capire. Se non l'avete sentito, vi assolutamente raccomando di andare a sentirlo in profumeria. A parte il packaging, che, cioè, guardate che meraviglia, questo è un 100 ml ed è splendido, spettacolare, guardate, è tutto inciso, è un vero gioiello. Io sono innamorata di questo profumo, e veramente ragazzi, agrumi, spezie, legni caldi, ma cioè veramente questo. Ok, stiamo arrivando alla prima posizione. Allora, un profumo veramente a cui io non rinuncerò mai, un profumo che è stato con me da tantissimi anni, mi ricorda un sacco di cose, di posti, di persone, tutto quanto. E la prima posizione è data dal nostro amico Chance Chanel, l'Eau de Parfum. Allora, ne ho parlato a dismisura di questo profumo sul mio canale, ma perché? Perché è il mio profumo preferito in assoluto di tutte le case, di tutti i profumi. È un profumo veramente che lascia la scia di freschezza, sofisticatezza e ovviamente stile. È un profumo che contiene una delle mie note preferite, che è il pepe rosa. Il pepe rosa abbinato all'agrume, secondo me, veramente sbaraglia tutta la concorrenza, ovviamente a chi piace questo tipo di note. È un profumo fresco, frizzante, abbina le note del gelsomino, degli agrumi, del pepe rosa, del patchouli, cioè
è tutto ciò che uno vorrebbe in un profumo, perché all'inizio ha la nota agrumata, poi passa il pepe rosa, poi arriva il gelsomino così dolce, poi arriva l'ambra, cioè è un susseguirsi di note veramente spettacolari. La sua persistenza è veramente mitica, quindi io tra tutti gli Chanel questo e Coco Noir lo trovo veramente spaziali come persistenza. Non ha eguali perché è un profumo molto pungente, molto sensuale. Anzi, se avete piacere andate subito sul mio canale a cercare la recensione di questo profumo, perché veramente lo descrivo in tutto e per tutto: persistenza, sillage, note. E quindi questo profumo lo vedo tanto su una donna che è molto sicura di se stessa, che sa quello che fa, che non guarda in faccia nessuno, che è molto determinata. Quindi questo è un profumo davvero davvero molto speciale per me. Diciamo che questo profumo mi è entrato proprio nel cuore, l'ho comprato in un periodo della mia vita davvero molto bello, in un posto veramente magico. Quindi Chance Chanel è il numero uno della mia classifica. Se state cercando un profumo che non vi stancherà mai, super poliedrico, super giovanile, frizzante, deciso, ma nello stesso tempo sensuale, nello stesso tempo deciso, questo Chance è proprio fatto per voi. Ragazzi, anche per oggi purtroppo il video è finito. Io sono sempre innamorata di parlare di profumi. Se vi è piaciuto il mio video, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Ci vediamo al prossimo video. Let's talk about.